non si dimentica mai. Questa è Turin 104, sono le 14:50. Ci colleghiamo con un nostro amico, un giocatore della pallacanestro calabrese e non solo. Buongiorno Stefano Milito. Buongiorno a tutti, buongiorno, salve da Cosenza, buongiorno. Da Cosenza Stefano, anche se Stefano, se non sbaglio, è originario della Campania, dico bene. Sì, sono originario, nativo di Nocera Inferiore. La mia famiglia di origine sa Cava dei Tirreni e di adozione sono della la storica Battipaglia Basket e Napoli Basket. Con tanto di esordio in Serie A. Tanti anni fa. B e A, diciamo, ho fatto la trafila, prima ho fatto la parte giovanile, comunque col Cava dei Tirreni pochissimo, perché i giovanili praticamente inesistenti, perché ho fatto direttamente Serie dei tempi. E poi mi hanno visto lì a Battipaglia, mi hanno portato direttamente alla, che era ai tempi B2, poi andai in B1 e B1 ho esordito, diciamo, con la B1 che ero ragazzino, avevo circa 16 anni, 17 anni, mi ricordo bene, e poi ho fatto oltre 40 presenze, comunque ovviamente giocando pochissimo, con contagocce, però è normale che è un ragazzino, quindi. Qual è il giocatore più forte con il quale hai giocato? Facci sognare, Stefano. Ce n'era uno che io poi sono stato anche invitato da lui in America, era Gerald Damon Glass, che ha un'esperienza all'NBA grandissima, cioè da giocatore non di complemento ma un giocatore da doppia cifra ai bei tempi nell'NBA. Allora, ci siamo collegati con il nostro amico Stefano, anche perché visto che compirà tra qualche ora i suoi 23 anni, tra virgolette, ha deciso di salutare per il momento, secondo me, la pallacanestro giocata. Fino alla passata stagione era una delle colonne portanti della Bim Bum Basket Trend di Coach Carbone. E che è successo? Perché smetti? A parte poi hai saputo che comunque è nata una mia stupenda creatura italo-cubana, la mia bambina è nata, poi i miei mille impegni lavorativi nello spettacolo con i vari progetti anche di video musicali, spettacoli, io sono casero di eventi, quindi ho un'agenzia di spettacolo, e tra i mille eventi comunque la vita notturna che ho sempre fatto oltre al basket, diciamo che non era in concomitanza con la vita sportiva, però diciamo che ce l'ho sempre fatta, diciamo, tra virgolette, diciamo, però è un impegno, oltre al fatto che la famiglia, ma è l'impegno lavorativo che mi toglie troppo tempo, e già gli ultimi 2 anni sono stato un sacrificio inimmaginabile. E a tal proposito ricordiamo che la pallacanestro si sta andando a sposare più e più volte con il grande schermo, dalla Rai, da Canale 5. Abbiamo visto il responsabile degli arbitri Giovanni Santucci, che è andato all'Eredità, la responsabile della preparazione fisica Roberto Vozza a Forum, io Stefano me lo ricordo a Uomini e Donne, poi? E poi ho fatto varie comparse, ho fatto comunque i casting con ai bei tempi con Raffaella Cara di Caramba che sorpresa, e poi ho fatto Buona Domenica, ho fatto comparse in tante trasmissioni televisive, diciamo che come modello di complemento, e poi ho fatto una tante serate di moda ai bei tempi di Intimo, e ho fatto comunque varie anche comparse con qualche fiction all'estero, ho fatto, quindi, e adesso ho fatto, sono passati quasi 1 anno e mezzo, ho prodotto il mio primo video hip hop come produttore, dedico hip hop internazionale, che comunque in collaborazione con The Source americano e con un'icona della hip hop mondiale, tale QG Rap, che è, diciamo, il dopo Jay-Z è stata la storia dell'hip hop. Sì. Siamo stati fortunati ad avere questo contatto, perché tramite amicizie mie in America non so come ho fatto a riuscire a contattarlo, e ci siamo comunque con un cantante che io sto collaborando in Belgio e in Olanda a creare questo featuring insieme, questi 35 secondi con questa storia dell'hip hop, non so neanche io come ci sono riuscito. Fantastico, QG Rap, ragazzi, la storia della musica black in America. E invece torniamo all'argomento, al nostro argomento, anche se parlerei di musica black per una vita, parliamo di pallacanestro. Sì. Vestirai i panni di team manager della Bim Bum Rend, dico bene? Sì, e stamattina poi ci siamo, già giorni che ci stavo comunque pensando, che stavo aiutando, diciamo, da dietro al Rende Basket, comunque stavo aiutando in altre vesti, magari aiutando in qualche sponsorizzazione, comunque qualche aiuto da qualsiasi modo potevo aiutare, perché comunque la passione rimane sempre quella, l'amore rimane sempre quella, la passione. E poi vedendo comunque che io la fortuna comunque di parlare bene diverse lingue, parlo molto bene l'americano e lo spagnolo,
diciamo che con gli americani che sono andato con il coach a prendere i ragazzi all'aeroporto per dare una mano con la lingua e poi sai com'è, i ragazzi americani parlavano di basket giocato, era, diciamo che mi sono emozionato, cioè, prendimi per un ragazzino di 23 anni come hai detto tu, però mi emoziona ancora sto sport, credi, mi emoziona tanto perché poi diciamo che io sono anche fratello, diciamo come si dice, fratello d'arte, perché sai benissimo Michele Milito è un pezzo di storia del basket italiano, perché adesso ha cambiato attività, diciamo, però ha fatto 10 anni di Serie A con la Rita Scafati, ha vinto Coppa Italia, ha vinto campionato, era un grande team manager mio fratello, poi ha fatto una scelta che io non ho condiviso, però Michele ha fatto 10 anni di Serie A, 5 di B, mi ha allenato a me in B a Napoli, dico, e ha fatto tra virgolette sempre o in parte un po' di storia del basket altissimo livello. Allora Stefano ha dato per scontata la notizia che noi abbiamo già raccontato settimana scorsa, la Bim Bum Basket Trend ha comunicato l'ingaggio di Dyson Award, un playmaker ed un ala forte americani. Il primo è un classe 1991, un ala pivot di 2 metri, invece Michael Dyson è un playmaker di 1,82 m, un giovane, un classe 1983, arrivano entrambi da NCAA 1 Division One, dunque si parla un gran bene. Arriviamo alla fonte, tu li hai visti giocare? Guarda, ho visto tre allenamenti, ho visto la cosa che mi ha colpito di più, oltre al fatto della la struttura fisica del primo e la velocità del secondo, mi ha colpito moltissimo la disponibilità, perché si vede che sono due ragazzi che vengono da un contesto di basket giocato a altissimo livello, di squadra, e si vede benissimo che non sono stati due giocatori che hanno fatto tra virgolette i leader, in che senso, i leader con squadre magari di terza division, ma prima division, comunque giocatori di forte complemento, con magari altri qualche altro giocatore forte a fianco, che comunque passano benissimo la palla e giocano, ovviamente in Serie C Silver devo prendere altre responsabilità e le possono fare tranquillamente a voglia, però ti ripeto, a livello anche emotivo questi ragazzi, ovviamente inesperti, giovani, incidono tantissimo, sono presenti in tutto e sono ragazzi veramente, sembra, guarda, perché comunque l'apparenza è quella, poi ci ho parlato tantissimo, abbiamo parlato tantissimo, sono ragazzi molto disponibili, non i classici americani magari che sono per fatti loro, sono ragazzi molto disponibili e hanno voglia di farsi un mercato oltreoceano. Noi vogliamo capire le differenze, ma rispetto per esempio a James Warwick e Reggie Spencer della VIS dell'anno scorso, sono meglio, sono peggio, sono uguali? Sono diversi, come tipologia di giocatori sono diversi, perché il playmaker assomiglia moltissimo a uno dei giocatori che hanno giocato in C della Puglia e della Sicilia, giocatori che comunque molti punti nelle mani, rapidissimi il playmaker, mentre il lungo praticamente è diverso da Spencer, perché Spencer è forse più verticalista, questo molto più potente, stile Elton Brand, diciamo, dai, molto potente. Stefano, allora in bocca al lupo per la tua nuova avventura, se torni in campo lo sai, a noi ci fai piacere, ringrazio. Viene un po' di malinconia vedere questo tuo ritiro, insomma. Non mi perdete di vista, Gio, non ti preoccupare, se anche se qualcuno vuole io sono sempre qui, non mollo mai, Gio, lo sai. Va bene. Sono presente. Va bene, ti abbraccio Stefano, a prestissimo. Grazie, Gianni, un abbraccio a tutti quanti a Reggio Canestro, siete super. Grazie. Alla prossima. Era Stefano Milito, veterano del basket calabrese con origini di Cosenza, che ci ha raccontato dei due nuovi americani del Rende all'interno di questo super campionato di C Silver. L'appuntamento con tutti i figli di Campanaro ritorna domani per le novità da Casa Nero Arancio e non solo. Ci saranno novità anche relative sicuramente alla questione degli impianti. Ricordiamo, sono ripartiti finalmente i lavori al palazzetto di Archi e ci auguriamo, insomma, che le squadre di C Silver possano avere una casa quanto prima. L'appuntamento è per domani, ore 14:10 circa. Alla prossima. Campanaro, non si udì niente, mai.